Ciao pescatori appassionati di mare, benvenuti in questo nuovo video. Bene, in uno degli scorsi video abbiamo parlato del giubbotto che utilizzo per andare a pesca. Oggi vi parlo di uno dei modelli di scarpe che utilizzo, della Merrell. Intro! Le scarpe di cui vi parlerò oggi sono le Merrell Moab 2 Mid GTX. È uno scarponcino che ho acquistato per andare a pesca, specie quando fa anche molto freddo, e che però ho trovato ottimo anche per essere utilizzato per l'utilizzo quotidiano, quindi per tutti i giorni. Allora, le scarpe che vi faccio vedere oggi sono diventate le mie preferite, mi ci trovo veramente bene, soprattutto perché in quelle condizioni dove fa molto freddo oppure si pesca sul bagnasciuga che è umido, non mi ritrovo dopo poco tempo con i piedi mezzi, quindi bagnati o umidi, e mi prendo di freddo. Con questi non ho risolto e ovviato a questo problema qua. Hanno una membrana idrorepellente fatta in Gore-Tex, che però lascia anche traspirare, quindi non sono di quegli scarponi che diventano pure pesante, non lasciano traspirare il piede e ci si muoie di caldo al suo interno. Ho scelto un modello alto che calzasse bene anche sulla caviglia, che la tenesse ben stretta, e per come sono fatte, anche utilizzandole con i pantaloncini corti, perché li uso anche a mezza stagione, io è poco più di un annetto che le uso, non entra polvere, sabbia o detriti all'interno della scarpa, per come sono fatte. La suola è fatta in Vibram TC5 Plus. Nonostante io sono un anno che li utilizzo, la suola è ancora messa benone e ne passerà di tempo magari prima di cambiarle. La suola in Vibram regge bene, mi permette di camminare in sicurezza anche sulla scogliera. Ovvio, se poi andate a camminare dove c'è la paperina, dove c'è un po' di alghe, ci scivolate anche con questa, però è molto sicuro camminarci con questa, e soprattutto grazie alla suola in Vibram, camminandoci scogliera non le distruggete molto facilmente, utilizzando magari scarponcini più economici che sembrano comunque sia solidi e fatti bene. Mi era capitato di distruggere la suola, e addirittura queste mi stanno durando un anno. Ci sono scarpe che mi sono durate magari qualche mese, poi mi si iniziava, non so se per l'utilizzo in scogliera o per l'utilizzo che ne faccio io, mi si iniziava sempre a scollare la suola nella parte anteriore. Queste ancora sono non voglio azzardare a dire come nuove, però poco ci manca. Sono fatte veramente bene perché non noto scollamenti da nessuna parte. A me prima in genere mi iniziavano a morire le scarpe sempre lì, e poi mi iniziava a entrarci l'acqua. Mi c'entrava l'acqua, mi c'entrava la sabbia, mi c'entrava d'ogni cosa, diventavano scomode da utilizzare e mi toccava sostituire scarpe. Con questo ho trovato un punto fermo. Vengono fornite con delle solette molto comode, ben sagomate, ben fatte, e la scarpa è veramente 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 comoda. Con un calzino, senza doversi andare a mettere calzini eccessivamente pesanti, ci si sta bene sia quando fa freddo sia magari anche quando è un pochino più caldo. Come vi dicevo poco fa, io le utilizzo anche durante la mezza stagione, e nonostante siano scarpe fra virgolette invernali, proteggono bene sia dal freddo, e quando c'è caldo non ti ci ritrovi a farci delle sudate assurde. La scarpa fin qui sopra è chiusa, diciamo, non c'è come in altri scarponi che praticamente questa parte qua è totalmente staccata dal corpo della scarpa. Qui è tutt'uno fin qua sopra. Poi una volta allacciata è come se diventasse quasi tutt'uno anche qua sopra. Non so se sia merito di come l'hanno progettata, praticamente leggendo sul sito leggo che fra la suola e la soletta c'è un intersuolo, un intermezzo realizzato in EVA per dare maggior comfort e maggior stabilità.
Beh, non so se è merito di quello, magari le scarpe che ho provato in precedenza non ce l'avevano, però devo dire che sono veramente ben confortevoli e anche quando ce l'hai ai piedi per una giornata intera non sono di quegli scarponi che non vedi l'ora di arrivare a casa e levarteli perché non ne puoi più, sono pesanti, danno fastidio e dopo un po' li inizi a odiare. Questi li puoi tenere benissimo ai piedi, come vi ho detto, li utilizzo anche per tutti i giorni e mi ci sto trovando più che bene. Le scarpe, per come le vedete ora, hanno poco più di un anno di utilizzo tra l'utilizzo in pesca e l'utilizzo quotidiano e sono eccellenti, mi ci sto trovando praticamente benissimo. E devo dire che prima forse un paio di scarpe non erano... Sì, forse le Salomon, mi sono durate più di un anno e mezzo che ce l'ho, le sto utilizzando ancora, ve le farò vedere in un altro video. E sono forse le due scarpe che mi sono durate di più, prima in genere... mi si sciagattavano sempre, non mi duravano mai granché. Il sito della Merrell le dà come prezzo di costo per 150 euro, io le pagai 140 euro. Lo so, non sono pochi, però se calcoliamo che io prima di scarpe, come vi dicevo, ne cambiavo diverse ogni stagione, questo è più di un anno che ce l'ho, il prezzo che io ho pagato me lo sono ammortizzato abbondantemente e me lo sto ritrovando anche... magari per qualche altra stagione. Se dopo un anno di utilizzo sono ancora così, penso che mi possano durare ancora per un paio di stagioni invernali, o almeno spero. E di sicuro, visto come è andato l'ultimo anno, tornerò a cercare un modello come questo qui. Quindi chiunque oggi mi chieda di consigliargli un paio di scarponcini per andare a pesca, ma anche per l'utilizzo quotidiano, che siano adatte per la mezza stagione, per il periodo invernale, non posso far altro che consigliarle queste. Hanno veramente un rapporto alto qualità-prezzo. Pescatori appassionati di mare, il video finisce qui. Se conoscevate già questi scarponcini, fatemi sapere nei commenti come vi ci siete trovati. E inoltre fatemi sapere che scarponcini utilizzate, così magari valuto l'acquisto di qualche altra scarpa da provare. Se il video vi è garbato, lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se vi va i video, condivideteli sui social network per far crescere il canale e attivate la campanella così vi arriva una notifica tutte le volte che pubblico un nuovo video. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!